Mi chiamo Antonio Speranza, al secolo Tony, per essere nato in America, e non solo, anche per gli amici come nomignolo d'arte, per la musica io ero Tony. Cominciai cantando nei locali della mia Little Italy, che guadagnavo poco, ma avevo un pasto sempre assicurato da qualche italiano della zona. Poi i primi quattrini. Le mie relazioni avevano la durata delle mie canzoni, nel senso che durano poco ma emozionano. E poi le cose andavano sempre meglio. Sì, dalle mie esibizioni in singolo cominciò a prendere forma un gruppo. Fu così che nacquero Gli Ultimi a Morire. Eravamo la colonna sonora delle serate newyorkesi. La musica è come una droga. E io che ero allergico persino alla cibalgina cominciai ad assuefare. E poi il postino mi lascia una lettera sotto la porta. La vedo spuntare. Devi sapere che la nonna c'ha un sacco di soldi e non sa chi lasciarli. Io voglio lasciare tutto quanto a te. Se tu torni qui in Italia e... Non solo dovevo tornare in Italia, ma dovevo addirittura sposarmi. Avrei potuto anche rinunciare. I soldi non fanno la felicità. Magari gli stati d'animo. Era arrivato il momento di darmi da fare. Dovevo trovare qualcuna disposta a sposare. Non è facile fare l'artista, è facile esserlo. Sing her those sweet love songs.